Allora, oggi volevo parlare della SEO. Se sentite le cicale, mi dispiace, ma fa molto caldo qua e loro gracidano 24 ore su 24. E allora, che cos'è la SEO? SEO sta per Search Engine Optimization ed è quindi l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Ma che cosa significa? Significa ottimizzare il proprio sito web rispetto ai motori di ricerca, quindi farlo risultare nei primi risultati in classifica, specialmente di Google. E le aziende spesso, se vedete anche i social come LinkedIn, cioè quello per cercare, diciamo, lavoro, e vedete che le aziende spesso richiedono nel ramo del web competenze SEO. E anche poi Google Analytics solitamente vanno a braccetto. E che cosa vuol dire competenze SEO? Vuol dire che ricercano persone che sappiano migliorare la loro posizione su Google, quindi sui motori di ricerca in generale. E come si fa? Innanzitutto, tutti i siti, tutti gli annunci che vi dicono se passate a questo per piano potete migliorare la SEO. Se venite da noi migliorerete la SEO, bla bla bla, sono tutte balle, perché la SEO non si modifica attraverso l'acquisto di piani, attraverso l'aggiunta di qualcosa, ma si modifica, adesso ve lo faccio vedere come, agendo sui metadati, sui meta tag e via dicendo. E lo stesso supporto di WordPress tempo fa mi ha consigliato anche questo articolo che adesso recupero, dove si parla un po' di SEO e dove si dice più volte che non ha alcun senso comprare qualcosa per migliorare la SEO perché non si fa assolutamente così. Come dice qua, dovete avere un sito fatto bene, quindi veloce anche con un'anteprima buona. E si può aggiungere un estratto, ma non ha molto senso secondo me. L'estratto ve lo faccio vedere. È questo il riassunto. Scrivo infatti un estratto. E il titolo del sito è la mia tagline. Ma ciò che viene visualizzato viene deciso da Google. Come potete vedere, non si può agire direttamente sulla SEO, te lo dice proprio WordPress stesso molto correttamente. Ho bisogno di plugin per migliorare la SEO? No, quindi plugin che sono comunque sbloccabili, ad esempio con un piano aziendale, infatti, e in realtà non incidono sulla SEO. Certo è che se avete dei plugin, se avete un piano migliore, eccetera, eccetera, è vero che potete agire sulla SEO, ma lo fate comunque indirettamente, perché avendo più strumenti a disposizione potete fare combinazioni migliori per appunto migliorare la visibilità del vostro sito web e la sua efficienza, ma non si può agire direttamente sulla SEO, questo deve essere molto molto chiaro. Per quanto riguarda un sito web come il mio su WordPress, ma questo vale in generale, le cose più importanti, e vi dico che appunto con il mio piano premium, ma già quando avevo, non avevo il piano premium, quando avevo quello gratuito, funzionava, le cose più importanti sono il titolo, questo qua, il sottotitolo e i tag, questi qui, non la categoria sì, volendo però. Sicuramente molto di più i tag e poi il testo dell'articolo stesso. Quindi andiamo con ordine. Perché il titolo? Allora, attraverso il titolo voi dovete decidere su che cosa puntare rispetto al vostro articolo, perché se scrivete un articolo sulle cronache di Narnia, come ho fatto io, dovete decidere se incentrare la vostra attenzione su, per dire, una recensione oppure un'analogia con Il Signore degli Anelli, ad esempio. E prima di parlare di questo articolo rispetto a Google, volevo farvi vedere questa cosa molto importante su Google Search Console. Allora, Google Search Console è il vostro migliore amico rispetto alla SEO, perché
è proprio il rapporto della funzionalità del vostro sito rispetto alla SEO stessa. Come fate a capire se siete ben indicizzati o meno? Andate su prestazioni, se non avete ancora Google Search Console vi consiglio di guardare il mio video dove ne ho parlato e vi ho spiegato come si usa e come si fa. Ah, qua c'è ancora la mia vecchia ricerca, uffa, arrivo subito. E andate su query. Le query sono le parole chiave che le persone inseriscono su Google e attraverso le quali trovano il vostro articolo, ad esempio su Talisman. Quindi se uno cerca Talisman espansioni, e adesso noi lo faremo, il mio articolo ha avuto attraverso questo tipo di ricerca 258 impressioni, quindi è comparso ben 258 volte nei risultati di ricerca delle persone, 36 hanno deciso di cliccarci, che non è un numero altissimo, devo essere sincero, speravo un po' di più. Però come già avevo spiegato, l'impressione vale anche se, non so, io arrivo qui e il mio articolo è qua giù in fondo, quindi magari uno non lo vede neanche e Google è molto gentile, mi dà direttamente il risultato. Quindi magari uno arriva, cerca, clicca su Wikipedia, che è solitamente il primo risultato, sulla Tana del Goblin, che ovviamente ha uno strapotere, e tanti cari saluti al mio sito. Però magari qualcuno di Caparbio è andato avanti e mi ha trovato. Però dove sei, Imlestar? Imlestar? Per qualche misterioso motivo non ci sono. Buona una query dove la mia migliore query dove io non ci sono. Molto interessante. Davvero. Forse l'ho perso per strada. No. Vabbè. Che diamine è successo, non lo so. Può essere che sia cambiato qualcosa all'improvviso perché io ho appena cambiato il titolo e ho modificato l'articolo rispetto a Talisman, quindi può essere che al momento Google mi abbia messo un attimo in stand-by. Comunque le query sono fondamentali. Attraverso la visualizzazione delle query vi rendete conto, come potete vedere, Talisman espansioni e espansioni Talisman è già qualcosa di diverso. E vi rendete conto di quanto sia giusto il vostro articolo. Quindi andate avanti e ovviamente la classifica decresce e vi rendete conto, sì, se state facendo bene o male. Una volta presa coscienza delle query, potete guardare anche le pagine e vedere proprio gli articoli migliori. Quali sono? Io, per esempio, il mio è War Conqueror, poi c'è Talisman perché la Ferrari non vince più. Primo articolo del blog è quello del Signore degli Anelli, che maledizione, mi considera ancora primo articolo del blog e quindi non mi prende bene la tagline del Signore degli Anelli. Lì c'è un errore che spero Google Search Console risolva perché l'ultimo aggiornamento è il 29, io l'ho cambiato, mi pare, l'altro ieri, cioè il 30, e quindi può essere che non l'abbia ancora preso. In ogni caso, questa tagline, questa qua, corrisponde a questo, all'abbreviazione. Ok? Quindi, come potete vedere, l'abbreviazione è molto, molto importante. E come dicevo, è un altro strumento che incide sulla SEO, perché quando Google va a fare la rilevazione del vostro URL, guarda questo, dopodiché guarda il titolo, dopodiché anche i tag, sì, dopodiché i tag, dopodiché questo. Quindi abbiamo parlato innanzitutto dell'abbreviazione che è molto importante e delle parole chiave nei risultati di ricerca. Ora passiamo al titolo. Il titolo è fondamentale rispetto appunto alla SEO. Se io cerco Narnia, Signore degli Anelli, chi è il primo? Ops, sono io. Chissà perché. Le cronache di Narnia, l'ingiusta ombra del Signore degli Anelli. Ciò significa che il mio, come volevo io, il rapporto fra Narnia e il Signore degli Anelli
Per me è perfetto perché io sono il primo risultato su Google in assoluto. Se invece scrivo Narnia recensione, ciao Imlestar, non ci sono da nessuna parte. E in questo caso io voglio che sia così perché comunque il mio articolo non è una recensione vera e propria, ma è un paragone fra I Signori degli Anelli e Narnia. È anche una recensione, per l'amor di Dio. Infatti, questo prima di iniziare il video l'ho aggiunto e vediamo nei prossimi giorni se il mio posizionamento rispetto a recensione migliora. Comunque sia, il mio obiettivo, cioè risultare primo rispetto al paragone del Signore degli Anelli, è perfetto. È anche vero che ci saranno più persone che cercano una Narnia recensione di Narnia, Signori degli Anelli, però comunque con questo articolo ho deciso di fare così. Per altri invece punto su una recensione semplice e niente. Questo è rispetto al titolo. Il titolo, come potete vedere, è fondamentale e lo stesso lo sono i tag. Pensate anche a quello che ho scritto, perché la Ferrari non vince. Guardate che il primo risultato, perché la Ferrari non vince. Ma perché la Ferrari non vince più da 12 anni? Ops, secondo risultato, perché la Ferrari non vince più. Cos'è che conta qua? Il titolo. Ovviamente questa è l'abbreviazione del mio articolo, perché la Ferrari non vince più. E poi dentro ci sono anche i tag, che adesso andiamo a vedere. Non dovrebbe essere un articolo di tanto tempo fa. Eccolo qua. 27 maggio, beh, insomma. Tag sono blog, sport, Ferrari. Alla fine molto semplici. I tag forse sì, incidono molto meno rispetto al titolo e all'abbreviazione. E come vi dicevo, anche il testo è molto importante, perché se il testo, nel testo io continuo a dire la Ferrari non vince perché, la Ferrari non vince perché, c'è sempre la parola chiave vince, non vince, la Ferrari non vince, tutte queste parole chiave che se ripetute tante volte vi danno come risultato il mio articolo, perché comunque la parola chiave è sempre quella. Io purtroppo questa cosa l'ho imparata veramente da poco, quindi tutti i miei articoli vecchi sono scritti proprio genuinamente, senza stare attento alla SEO dal punto di vista della scrittura dell'articolo. Però negli ultimi le parole chiave le evidenzio parecchio. E spesso, infatti, se cercate su internet un articolo, dite: ma perché questo qua scrive come un troglodita che ripete 300 volte la stessa parola, e anche se non ha senso, e anche se può ometterla, perché comunque ripetere 300 volte la stessa parola chiave, tipo la Ferrari non vince più perché, la Ferrari non vince più perché, la Ferrari non vince più perché, se io avessi fatto una lista, addirittura, cioè, sarei stato primo forever, perché la parola chiave la Ferrari non vince più sarebbe stata talmente presente che Google avrebbe detto: ok, lui è il migliore per la Ferrari non vince più. E come avevo già spiegato, Google Search Console premia molto chi ha già fatto un po' di strada. Quindi più un articolo è visualizzato, più continuerà ad essere visualizzato. Infatti, questi miei tre articoli, diciamo, fondamentali per il blog, continuano sempre di più ad avere visualizzazioni, nonostante questo sia, potete vedere, del 7 ottobre 2018 e questo del 15 settembre 2018. Sono comunque i primi, continuano ad essere visti. E Google funziona così. Quindi cercate bene la combinazione di parole prima di scrivere un articolo o dopo che l'avete scritto, ma è meglio prima. Cercate i risultati su internet. Io l'ultimo che ho scritto sapendo tutte queste cose, quindi il primo che ho scritto avendo la piena cognizione di che cos'è la SEO, che è questo,
Guardate le parole chiave che ho inserito. Knightfall 2, recensione. Mark Hamill, protagonista, uno dei protagonisti della serie, e Luke Skywalker, diciamo. Jedi Templare, cioè io ho messo tantissime parole chiave. Il titolo non deve essere mai troppo lungo perché per Google è dispersivo e non gli piace. Però in questo titolo abbastanza breve, io ho messo una parola chiave, Knightfall. Due, perché è la seconda stagione, recensione. Mark Hamill, diciamo la star della serie. Jedi, un'altra parola chiave che può essere trovata anche. Cioè io con Knightfall 2 recensione Mark Hamill Jedi potrei puntare fuori anche in un risultato di Star Wars, per dire. Perché questo non viene considerato, magari questa sì. Mark Hamill Jedi, ok. Quindi io posso tranquillamente saltare fuori in un risultato di Star Wars. E poi la parola templare, che è un'altra parola chiave importante. E non ho ancora provato a fare la ricerca, e poi ho messo Knightfall 2 recensione come abbreviazione. E non ho ancora provato a fare la ricerca. Questi sono i tag invece, serie TV, storia templari. E con parole chiave qua. Ho messo rispetto ai Templari, a Mark Hamill e Luke Skywalker, vedete, e potrei appunto essere nei primi posti Google rispetto a Knightfall 2, recensione rispetto a Jedi Templare, eccetera, eccetera. Proviamo a farlo perché sono curioso, ma dubito perché l'articolo, essendo stato scritto ieri. Come vedete, Google Search Console all'ultimo aggiornamento, il 29, può essere che ancora non sia stato, diciamo, schedato, non è stato messo in lista, cosa assai probabile. Infatti, se cerco Jedi Templare, non ci sono da nessuna parte. Mark Hamill nel cast, vedete, Nightfall rinnovata per la seconda stagione, Mark Hamill nel cast, da Cavaliere Jedi a Cavaliere Templare. Questo è stato molto bravo a fare questo gioco di parole. Vabbè, movieplayer.it, cosa stiamo parlando? Lo so che sono molto bravi, però all'interno del testo, in questo caso, hanno messo le parole chiave giuste. Quindi, Jedi Templare, io non l'ho trovato. Questo articolo non è stato trovato grazie al titolo, è stato trovato grazie a ciò che hanno scritto dentro l'articolo. Quindi, da Cavaliere Jedi a Cavaliere Templare. Capite? Quindi la SEO è un insieme di cose, qualcosa di molto complesso su cui stare molto attenti e fare anche più di una prova, perché una volta che scrivete un articolo non è detto che sia la cosa giusta. Voi non avete idea di quante volte io abbia cambiato specialmente Talisman e War Conqueror che all'inizio non erano per nulla considerati su internet. Io avevo scritto War Conqueror 4, mi pare un gioco che mi piace tanto, ok? Dopo che ho scritto War Conqueror 4, il miglior gioco di strategia mobile, boom, di visualizzazioni, perché è molto specifico come titolo e ha delle parole chiave molto giuste nel titolo. E Talisman uguale. Prima avevo scritto Talisman espansioni, adesso ho scritto recensione, quale espansione comprare, in che ordine. E boom, di visualizzazioni. La cosa che io devo ancora migliorare, ma come vi ho detto, è stato il primo articolo che ho scritto così, sapendo della SEO in ogni suo aspetto, è scrivere meglio l'articolo stesso con tantissime parole chiave, perché, come abbiamo visto in questa ricerca, le parole chiave all'interno, Templari, Jedi, questo ha scritto addirittura un articolo su Star Wars che non c'entra niente con i Templari. All'interno del testo è stato fondamentale, veramente fondamentale. Quindi, questo è quanto. Io devo modificare praticamente tutti i miei articoli, ma meglio tardi che mai. Dopo un anno, diciamo, ho capito come funziona davvero la SEO. E insomma, come potete vedere, piano piano sto migliorando su Google, ma la strada è ancora lunga. Poi magari
farò un breve video dove mostrerò fra un po' di tempo, magari fra un mese, che cosa sono riuscito ad ottenere attraverso i miei miglioramenti. Questo è quanto e per qualsiasi domanda resto a disposizione. Ciao ciao!